Si è concluso con la cerimonia di premiazione nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il concorso sul tema della condizione carceraria persone non numeri. L'iniziativa vuole sensibilizzare i giovani al rispetto della dimensione umana dei detenuti che, pur se responsabili del reato commesso, sono persone con una propria storia e soprattutto dei diritti. Gli alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado si sono cimentati nella composizione di un haiku, forma poetica in versi giapponese, per esprimere sensazioni ed emozioni sulla condizione carceraria. Credo che i più giovani, proprio per il fatto che sono giovani, abbiano maggior capacità rispetto agli adulti, in cui si sono consolidati pregiudizi, idee errate, l'idea che il carcere debba essere una discarica sociale, quindi rispetto agli adulti che la pensano così, questi giovani possono contribuire a un cambiamento culturale, perché se non c'è un cambiamento culturale, poi effettivamente anche le leggi riescono a muoversi in maniera, diciamo, meccanica rispetto a una percezione di sistema sociale che incombe molto sui detenuti. Purtroppo i ragazzi ricevono informazioni dai media che sono relativi al sovraffollamento e quindi sono abituati a contare i detenuti, ma non a conoscere le condizioni materiali in cui vivono e che a volte fanno sì che anche i colpevoli rischino di diventare delle vittime. Lo scopo è fondamentalmente far capire che la soglia che separa il dentro e il fuori a volte è molto sottile ed è una soglia che di cittadinanza in ogni caso, per cui chi è dentro ed è cittadino e persona deve poter dialogare con chi è fuori. Promosso dall'assessorato alla scuola del comune con il garante regionale dei detenuti, il progetto si conclude all'indomani del verdetto della Cassazione che dà il via libera alla riduzione della pena per lo spaccio di droghe leggere, decisione che potrebbe influire positivamente sull'emergenza legata al sovraffollamento delle carceri. Però non bisogna illudersi, non bisogna pensare che questo possa avvenire automaticamente in un attimo, perché bisogna che il detenuto presenti l'incidente di esecuzione e che quindi poi si ricalcoli la pena. Io speravo che si potesse fare ad esempio un'amnistia mirata per i detenuti che sono dentro solo per l'articolo 73.